ultimo tocco Emanuelson a rimorchio, può cercare ancora due, Pjanic pensa alla conclusione, Miralem Pjanic, e sono due troppo facile per lui però. Sì, perché come ha aperto la possibilità di guardare la porta, ha calciato una punizione in movimento, praticamente ha fintato il palo lungo, l'ha chiusa davanti a lui, segnando un ottimo gol, davvero bello, di grande qualità. Dice da subito, però se gli lasci mezza porta per uno con il suo piedino, la palla te la mette lì. Sì, mancava la barriera, ha calciato una punizione, vedi, senza barriera. Un gioco da ragazzi per il talento straordinario di Miralem Pjanic, 2-0 Roma. Ancora la diversa angolazione, secondo me non gli sembrava vero, però lui l'ha voluta comunque angolare. Pallone Borriello, attenzione a questa iniziativa della formazione austriaca, un po' di confusione di rigore e poi c'è il gol dell'1-2 realizzato proprio dal capitano Sertan Gunes, forse un po' di ritardo nella... quasi aveva intercettato questa conclusione. Ecco, qui rivediamo adesso. Qui vediamo il pallone riconquistato da Nural, poi questo mucchio selvaggio, diciamo così, all'interno del rigore, risolto dal numero 10. Qui rivediamo che trova la giocata Gunes e mette la palla alle spalle di Skoriopski. Rivediamo ancora adesso con il sinistro. Sì. Non è stata una giocata vera e propria, perché la palla arriva tra i piedi di Gunes dopo un tentativo forse di conclusione di dribbling.